Eccoci qua, seconda parte. Seconda parte. Come promesso, andiamo o continuiamo a vedere questa terza puntata con le ultime tre coppie rimanenti. E concentriamoci su quello di un'altra coppia, Gaia e Luca. Ma Tradito perché Gaia tante questi? volte. Ma io Gaia voglio vuol capire Silvia. se Ma Luca può essere io l'uomo voglio della sua Lino e vita e teme di Alessia. essere intrappolata in una storia sbagliata. Luca vuole dimostrare Lui anche a è se quello stesso se può essere poliamoroso? l'uomo che lei Mi desidera. sembra, sì. Il viaggio Ah, nei sentimenti stasera di c'ha un Gaia più, inizia eh? nel Pinnetto, dove vede un video con delle dichiarazioni del suo fidanzato Luca che riguardano proprio i tradimenti che hanno messo a dura prova la loro relazione. Gli Si errori più spilla. eclatanti sono stati Ah, ma quella è la cosa l'ossequio, il vecchia. tradimento. Gaia sembra reagire aprendosi a nuove conoscenze. Marocco, Polonia, sei mai stata? Marocco quando ero piccolina, piccolina. E l'altro posto che mi hai detto? Polonia. Polonia, no, che mai. Tu? Entrambe hanno preso i genitori. Sai che la domanda seguente sarebbe stata: ma che origine hai? Davvero? Sì, ma non polacca, ma marocchino. Che connubio. Visto che mix Ecco perché hai il è colore, i tratti. strano. Passiamo oltre, per favore. Luca viene chiamato per la prima volta nel Pinnetto, dove sta per vedere le immagini dell'evoluzione di questo primo avvicinamento tra. Ma ha Quale sarà la ascoltato, sua bravo reazione? Filippo. Oh, Luca nel Pinnetto, prima volta. Prima volta. Pinnetto. Allora, a regola, gli dovrebbe andare bene, dato che lui è per l'amore libero. Beh, sono più polacco, più marocchino, più italiano. No, forse l'hai detto più Sì. marocchino. Ciccio! Ma il colore è uguale a Luca, quindi potrebbe Penso che essere sia un ragazzo un molto tipo di carino. Gaia. Bravo. È il più grosso, Luca. Grosso, no. Non ho paura di nessuno io. Vabbè, è inutile che si arrabbia Hai dopo quello che fame? ha detto. Hai fame? No? Vado a prendere Michalo e torno a sedermi sul lettino così asciugo una rosa. Va bene? E vai, ma chi se ne frega? Prendo per un sì. Cosa ha chiesto? Ma non hai ascoltato, non hai Dove è visto. finito? Sono finito in solo 25 minuti lì? No, non dico il punto, solo uno. Lo scoprirò da me allora. Va, vai. Metti che mi guardi così. Dai. Era proprio quello che non doveva fare. Ma scusate, ma Luca, ma Mo perché si è sta asciugato il rabbia di demone. questa vicinanza? Ma la scorsa settimana aveva detto, Pensierosa. che aveva detto il mio bisogno Facciamo fisiologico, andare guagnotto. con altre donne. La mia relazione ideale sarebbe avere una donna con cui Ah, condividere tutte Roberto queste cose. Tira. Io E credo ora non gli va cosa, da bene? quello che E lei fa la ho stessa avuto modo di cosa? capire, Uomini sono tristemente, pazzi, raga. potrei Uomini fanno queste ricordarti di cose. avere un più, passami il termine, egoista. Tu parli di egoismo Io sano. parlo di egoismo solo nel senso che quando dall'altra parte vedi un qualcosa non ti sta bene, Dillo. che devi urlare che non ti sta bene quella cosa. Bravo, Jacob. Perché Gaia deve essere ferita? Mettiti davanti. Lui non ha mai ferito, capito? Quello è un santo, sarà un santo. Lino, stai zitto che dopo ce n'è anche per te. Facciamo un patto. Guardami. Da domani mattina iniziamo piano Lavoriamo. piano a dire Ok. sul casino. Ma cosa Che fai, dinamiche casino? Ma possono che esserci qua da portarmi a dire no? zitto, Comunque. ma cosa fai, Dai, scherzo, amore, mi raccomando, rispetto, casino. Ci proviamo. cioè, hai detto che l'hai tradita più volte. Non ti meriti il rispetto. Oddio, magari baci, Madonna. no? Però almeno sono passata a livello successivo. Sti cazzi che mi faccio abbracciare. Certo. Ma non per niente, perché voglio dire, sto ammazzando qualcuno. Ah, i sensi di colpa, eh? Non sbaglio, sì. No, dai, davvero? Dai, che me. No, dimmelo se prese. Ma poi che cazzo vuoi, grande e grosso, adesso io che ti spacco la spalla. Fa ridere allora. Fa finta. La simpatia. Sta lì con gli elastici. Bella questa cosa che hai detto. Sì, perché cioè, sei proprio Elodie con cui sono proprio me stessa.
Ha detto che per lei è il centro ma del villaggio. Ma proprio al 100%. Poi purtroppo magari 100% non lo vedi perché un po' di scrupoli me li faccio. Però stai tirando veramente fuori tanto di me. Quindi sono contenta. Se non ci fossi stato tu non so se il mio percorso sarebbe andato poi nello stesso modo, no? Poi sinceramente non vedo l'ora di uscire per capire che mi dico le mie amiche di te. Magno, c'è... C'è qualche frasina in mente? E di vedere i miei video, spero! Sì, sì. Ciao, perché non sto vedendo più un cazzo. Requisito? Dai, almeno per stasera. Grazie. È nero. Io scavalco, ma cosa scavalchi? Deve scavalcare Alessia Nonte. Comunque vi posso dire, dallo sguardo, quando si arrabbia o quando è geloso o quando vede qualcosa che non va, mi fa molta più paura Luca rispetto a Raul. Che fa? Chiede il falò? Qualcuno deve chiedere il falò stasera. Per il momento che è? Sembra esteticamente uno di quei tronisti, sapete, dei i primissimi troni del 2002, così è rimasto a quell'anno. Non ho problemi, capito? Vabbè, io sto col freno a mano così. Capito? Puntare la più fare il dal primo giorno, capito? Oh, ce la fa due così. Capito? Sono sicura, ma tanto sarai te che sgarri, che spai. Ma sarai te cosa? Io ho detto, guarda che poi andiamo a vedere. Che mi sta a rompere i coglioni. Sarà la prima tua, Ma come cazzo fai a dire sei il centro di questo villaggio? Gravissimo, Come cazzo fai ad andare a Temptation Island e dire in mondo visione che l'hai tradita più di tre volte in un anno? Centro di villaggio è pesante, tu non hai detto a nessuno. Cazzo, ma anche frate, di cosa parliamo io e te? Ma sai con quante mi sono visto io la mia vita? Che manco sui miei sogni. Piccolo così piccolo. Frate, basta, debole. Non dico niente. Cioè, voglio fare la vita con una, ne faccio con una. Non mi metto a fare tricche ballacche, ok? La donna non ce la fa. La donna è ma scusate, ma allora, io ho visto un altro programma fino ad ora. Ma lui la scorsa settimana non aveva detto che l'aveva tradita più volte, che vedeva l'altre. Che non poteva stare con una sola. Non sto capendo più nulla, boh. Comunque, ti tolgo il più, Luca. Mi dispiace. Va bene, ma inizia il gioco. Ciò che ha visto. Ma per lui le immagini non sono finite. Bravo! Per questo il giorno dopo deve tornare nel pinino. Gaia, la mia nuova eroina! Sono contrario a queste cose, però. Che deve assolutamente vedere. Dai, via. Anche meno, nel senso, scendi dal piedistallo. Quante donne ho avuto, posso avere tutto. Calmati. Da bene, devi rimanere nel pinnetto per sempre. Bene. Ti sei mai allenato in vita tua? Stai tu vai. No, non si può fare così. Io non sto capendo se lei lo sta facendo apposta per far capire a Luca cosa si prova nell'essere traditi. O se veramente di punto in bianco si è impazzita e si sta innamorando di questo. Non ho capito. Guarda che hai veramente un bel fisico, non so come ti faccia dire. Non lo dirò mai. Vabbè, racchettoni. Stanno giocando. Ora si abbracciano. Non sei più brava? No. Con te è difficile non distrarsi. Ora si riabbracciano. L'ha presa in collo. Cazzo da fare. Veramente. Io penso di non essere mai stata così rilassata. Ma mai? Sai cosa vuol dire mai? Fatti due domande se non sei mai stata così rilassata comunque.
Cioè, nessuno ti ha puntato una pistola nella tempia ad accettare i tradimenti del tuo fidanzato. Cioè, scusate, però. Interagisco su quello. Evito. Sdevio. Vabbè, magari ha fatto piacere a lui, devo sentire. Non cercare, non ti sedere. Mi sembra assurdo che porca pesca fuori questa cosa e non sei mai stata così. E poi siamo una coppia abbastanza aperta, capisci? Passami il termine, nel senso. Non è che dici che gli ho rotto i coltelli, l'ho pressata, l'ho chiusa. Ci credo, facevi quello che ti pareva. No? Sì, sì. No, non fare quello, non mi sono mai permesso. Mai. Evidentemente tutto sto contegno che mi lantava di avere non ce l'ha. O sto rispetto che ha richiesto in me. Vediamo fin dove arriva, probabilmente è un segnale che mi farà capire che merito di più. No, ma infatti per questo, cioè, secondo me è una tattica di lei, è impossibile, dai. Boh, io non credo che lei sia impazzita così di punto in bianco. Il viaggio nei sentimenti di questa coppia si è fatto decisamente turbolento. Per i due fidanzati, la prossima tappa da affrontare è il falò. Iniziamo da Gaia. Ok. Gaia che fa? Ho dormito con lei. Ah, c'è qualcosa che dobbiamo sapere? Abbiamo dormito in tre in realtà. Sì. Proprio piccolo. Cioè, più che altro lui ha il coraggio di lamentarsi che lei gioca a racchettoni con uno. È carica Melania, sì sì. Per cosa? Vabbè dai. Ora mi ricordo. Giustamente lei dice non creare, cioè non, oltre al danno che mi fai, non creare anche quella cosa lì dove una ragazza può pensare di poterti avere. Giustissimo, no? Quindi commetto questo errore che lui è un po' troppo sicuro di sé. Non mi chiederebbe tutto, so dire perché. Cioè, avrà quello che si merita. Ma stasera, mamma mia, vorrei venire. Noi donne, quando vogliamo stuzzicare, siamo. Capito? È un meccanismo. Però dici, sei fidanzato, non dovresti farlo. Ma qual è l'adrenalina, la cosa nascosta, la cosa nuova? Cioè, sì. Un po' più piccante, sì, certe volte, sì. Dopo quello di cui hai bisogno. Non dovrei farlo, però mi fa sentire vivo. Allora lo faccio, svegli una volta. Dopo... Ripeto, lui si è lamentato fino ad ora di lei, eh? Lo faccio subito dopo. Entro nel mood e dico, boh, te lo giuro, faccio, ah, l'ho fatto di nuovo. Cioè... Ma che cazzo ridi? Sì, la vuoi, ma la... un po' come se vuoi anche avere la vita da single. Se... è come se volessi tenere la palla questa cosa. Cazzi, come te, cioè, lo infatti fanno. Spero che si rispettino milioni di persone. Purtroppo sì. Che carino. Quindi te tieni, tieni a bada quella sensazione che provi, che dici, però lei mi trovo meglio. Vabbè, però per cercare di restarlo... Di lì è la serenità e l'amore che ti... Tu dici che giusto persona. Sarebbe che io sia... cioè sia... mi senta completato da una sola persona e te lo deve dire lei, cioè grazie. Secondo quale parametro, capito? No, non c'è un parametro. Quando stai bene tu con una persona ti rendi conto che non hai bisogno di attenzione. Perché gli arabi si sposano 10 mogli? Ah, io non so dove vive questo. Prima parla dei nonni e mo degli arabi. Io non so dove vuole vivere, c'è nel mondo suo, è fantascienza. Allora questa è una relazione aperta, devi trovare una donna con cui avere una relazione aperta e avere altre situazioni. Ha ragione. Se infatti. Lo dovesse fare lei? Cioè, se dovesse ricercare anche lei le stesse attenzioni? Lo lascerei. Ma allora! Ma dai, via, basta, basta. Io non voglio più parlare di lui, dai, che schifo. Patriarcato tutto, sì. Dai, che schifo. Lui può fare quello che gli pare e la sua donna no. Ciao, bello, ciao. Isover party anche per te questa sera, si è fatto un isover party dietro l'altro. Basta. E vi posso di una cosa, Raul doveva essere peggiore. Mi sembra il più sano di tutti. Quindi ragiono così e faccio la cattiva. Vedete? Non mi devo innervosire, mi è venuto un qualcosa rosso qui. Fate finta di nulla. Sarò così, è per te, Luca. Te lo dica, io ho il cervello lì. Quindi noi siamo entrati per cercare di capire se la nostra relazione poteva funzionare oppure... No, non funziona, basta, ho deciso io. Staccarsi perché... Basta. Evidentemente io voglio altro e lo so, e lui magari vuole altro. Però fa male perché sono tanti anni insieme... Ma un anno e 8 mesi. E vedere queste cose per l'ennesima volta sbattute in faccia non è bello. Vabbè, vai da quell'altro, come si chiamava? Kabul.
Kabir. È che io in questi giorni mi sto rendendo conto che non esiste solo questa tipologia di uomo, che poi non è giusto o sbagliato, solo che se lui vuole questa vita non può stare con me. Io voglio altro, sto scoprendo che c'è tanto altro di bello e fa male quando raggiungi anche certe consapevolezze. Oh, però almeno puoi andare avanti. Che siamo entrati qua dentro per darci delle risposte, ben venga, ma tutto mi aspettavo fuorché questo. Gaia, entro perché voglio dimostrare che per me ci sei solo tu e che posso cambiare. Ma cosa dici? Evidentemente non può cambiare, la verità è questa. Ma nessuno, manco non avete capito. Ragazza gli ha chiesto: tu sei sicuro di amare una roba del genere? Perché se ami ti basta una sola persona. E lui stava zitto. E lui stava zitto. Mollalo, stop, basta. Uomo folle. Uomo folle. Ma vedete come vi riducete? Per degli uomini che sono, ripeto, così. 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 Non vi merda. Basta, basta. In realtà non è chiedere, non dovresti neanche chiedere. Oh, brava, vai da lui. Abbraccialo, limonalo. Fate tutto. Scusate, ma io stasera non ho pazienza. Gaia trova conforto nel singolo Jacob. Ah, Jacob. Intanto, anche per il suo fidanzato Luca, è arrivato il momento di affrontare il fatto. E ora farà finta di arrabbiarsi. Sappi che io questa sera non ho alcun video per te. Ah, ok, sì, meno male. Pensavo ci fosse qualcosa, invece... Meno male. Sono sincero, non è facile. Non è per niente facile. Sto vedendo una Gaia che non conoscevo. Cioè, non mi aspettavo di vedere una Gaia che magari aspetta di arrivare in un programma per, non lo so, comportarsi nel modo in cui si sta comportando. Questo ma è falso! Ma ragazzi, ma scusi, ma... Per quello che ho visto io mi sembra che abbia già interesse verso un'altra persona. E meno male, io lo spero! Tutta Italia lo spera. Il viaggio nei sentimenti sta vivendo forti turbulenze. Gli eventi per loro stanno per precipitare. Ma prima di scoprire... Finalmente! Alessia e Lino, stasera ci faranno morire, tutto precipiterà, vediamo cosa farà. Faranno farlo di confronto a questo punto, ma mi sembra tardi, non lo so, ma è possibile che stasera non ci sia neanche un falò. Comunque, non mi vogliono far lavorare, mi vogliono far andare a letto alle 5 invece che alle 7. Alessia viene chiamata nuovamente nel pinnetto. Perché ci sono per lei altre immagini da vedere che riguardano il fidanzato Lino. La manderanno su tutte le furie. Siamo pronti. Ma non ci potete far aspettare fino a 10:30, raga. Vai Alessia, vai. Alessia. Ah, oh, gli sta facendo vedere la barca. Ok, ok. L'hai notato? A Gaia oppure no? Sì, inizialmente, ma poi è passato. E quindi magari a volte, anche se veniva il pensiero di andare a parlare, non venivo perché comunque dico vabbè. Cioè, Totò è gelosa. Ma non funziona così. Tendo a non far vedere delle cose. Infatti, invece le cose le devo vedere, no? Me le devi dimostrare, perché sennò... Non mi sblocchiamo pure io, sono così. Non mi sblocco manco se tu fai così, io faccio così, non andiamo bene. Se ti piace una che ti dimostra... Che si avvicina sempre. Ah, però non solo questo. Pure che mi dimostra proprio, cioè, sulle cose, pure quando io. Questo non sa nemmeno quello che vuole, basta che respira. Io invece su alcune cose mi blocco. Che ne è buona. Dovessi capire, no? Una cosa. Quindi mi stai consigliando di viverla meglio. Sì, come tu sei. No, perché mi avrei dovuto portare una cosa. È brutto, no? Lui deve sbloccare lei, ma tutto a posto. Non te la vivi, brava Martina. No, ma poi quella faccia di capo. Noi c'è sempre questo limite della paura di rimanerci male sulle cose. Se volete, voi la fate. Ma io penso che te la devi giocare. Se una cosa ti piace e ti interessa, te la giochi. Mamma, i soldi mi piacciono, l'interesse. Me la prendo. L'assegno che le darà Temptation Island. Ma perché i maschi pensano che... Questi non stanno bene col cervello.
Cioè, ma io che imbarazzo. Che tu cadi? Sì, come sempre. E glielo sta a puntellà. Ma tutto a posto? Bellino, come non ti annoi, questo è sicuro. È il problema che ti annoi tu, amore, perché non ti porta da nessuna parte. E mi sa che non ha sentito neanche nulla. Ci sei... Se mi fanno tante cose. No, un cambio è una cosa. Allora, io proverò a farti notare delle cose. A te piace la ragazza che guarda solo te, piace la ragazza che si rapporta principalmente solo con te. Ma lei è seria. Perché sono tante le cose che ho notato, Se tu hai delle armi da potermi uccidere, dice fallo, capito? Non metterle sotto al cuscino. Mi occupa da ciri appena da vedo. Che mi hanno portato a ragionare prima di buttarmi. A me non mi piace questa cosa che tu devi ragionare su una cosa prima di buttarti. Cioè, come te la già dice? Io l'ho capito. Non sai come te la già fa capire tu. Io l'ho capito. Proverò a fare. Meno male ci sono sottotitoli, raga. Senza pensarci troppo. Ok, vai a chiedere l'aumento alla redazione. Vabbè, Hai proprio tuffato. Io comunque voglio una situazione sistemata. Ma lui è già sistemato. Ci andiamo, dico che questa cosa a me, cioè, mi dà fastidio, non vedo che scendi con questi amici. Cioè, tu li metteresti da parte oppure per te è fondamentale. Spero di calino. Io sono molto predisposta per far stare tranquilla l'altra persona. Vabbè. Falsa. Ok. Superate quiz, hai capito bene il gioco. Hai capito bene l'assegno. Ma solo a te. E sta dando il compagno. No. Aspettiamo un attimo. Ci siamo, raga. È nera. Vai. La busta. Abbiamo notato una busta porta. Apri la porta. Subito? Carabinieri! Me ne scappo per la spiaggia, Che te ci fidanziamo? Scusate! Dov'è il microfono? Non si sente, amo! Ma guarda cara! Hai scelto! Non sei stanco, sei single! Ciao! Ok! Ok! Ha detto se io te ci facciamo! Ok! E sta picchia Barbie! Ma povera Barbie! Non sa ci conviene a Barbie! E t'accani pure! Ecco! Questo sta fuori! Questo vicino deve prendersi solo una ragazza uguale a lui! Sì, sì! Perché chi lo sa merda e corni, capì? È da ringraziare che ha trovato a me, perché chi lo sa merda veramente il cornaccippo. Mi sto preoccupando perché sto capendo tutto. Cioè, significa che ormai livello pro è. Cioè, non sta proprio neanche tanto nel tuo cervello. Quindi qua, cioè, sei libero. Allora, per me, cioè, pure finite, che senso ha? Brava. Che devo aspettare che si baciano? Brava. Ma non ce la fai a metterti l'anima in pace qua dentro? No, non ce la faccio. Ma come no? Ma non fa la testa. Che piangi da sola nel letto a Napoli? Martina, troppo noi che non vuole che esca per vedere fino alla fine lo show. Ma stiamo scherzando. Me ne voglio andare, non ce la faccio più, non lo so. Vai via, che fai? Amo, vai via, che fai? Ho capito, ma ormai... Maria, che fai nel pratico? Ormai le risposte, ok, sono uscite fuori. Vividela così. Appunto. Uscito da qua, che lui avrà fatto delle figure di me... Gravi, amo. Cioè, io penso che qualsiasi persona che lo vede non ha una qualità al tuo ragazzo, lo comprendi? Pensa quanto da fuori invece gli fai una bella figura. Di mo che tu te lo metti sul tronco e lo rimproveri per essere preso quella in barca. Ma io lo rimprovero, ma non lo riproverò neanche. Il giorno che lo vedo, la
che senti. Ma te stasera so vedi al allora non mi conosci pro. Allora mi conosci pro. No, no. Brava no, Martina. No. Se gli dirò niente. Far analizzare cioè, da solo. Cioè io qua sto vedendo proprio lui. Quello che fa, quello che si ah, se non gli davi di nulla, ma che lo chiedi a farfalo? Che farfalo? Ma sicuramente, di che si stai stupendo? Ho capito, ho capito. Cioè, però dico io, stai facendo lo Cioè, che cazzo? Hai pure preso le parole? Cioè, Castana Cristiano. Reagisci. T'ha già ridicolizzato tutto tanto con chi ti ha messo le corna, stai qua per sto motivo, che ci vuole coraggio, eh? Ma tu te vuoi rimettere su quel tronco e fatti dire no? Oh, ma tutto ok? Mamma mia. Brava Martina, brava Martina, brava Martina, a volte ti odio, a volte ti amo, perché hai studiato bene Temptation. Fatti forza, piano piano. Dante. Basta, piange. Martina sembra aver convinto Alessia a continuare il suo viaggio nei sentimenti qui a Temptation Island. Per Alessia, però, le immagini da vedere non... No. Deve tornare subito nel pinnetto. No, subito! Subito nel pinnetto! Madonna! No! Qui, possibilmente, vive il suo percorso così, cercando di capire... Sta mettendo ad ora proprio i suoi sentimenti per la sua ragazza. Ma stai zitto, perché... Tony, anche te fai schifo come lui. Sto pensando come dicevi tu, cioè sto pensando che l'anno che di là. Come se sto iniziando a dare un po' delle scorte. Ti piace il pesce? Andiamo a sentire l'acqua. A me. Io lo mangio tutti i giorni. Io pure il crudo. Ma noi siamo specializzati in quello. Magari tua mamma apprezza sta cosa che mi piace il pesce, quindi lo mangiamo tutte le sere là. Ma può darsi? Tua mamma mi ha dato uscire con lì. Ma io sono cresciuta nei mercati. Io sono cresciuta che stavo tipo nelle bacinelle. Non capisco. Vabbè, lui ormai fuori di cervello per lei. Più che altro lei, ma... Ragazzi! Vedi, magari la prima la apriamo a Napoli, so. Buttiamo dentro e te e... Guarda che non sarebbe... Non tiene un euro, che roba? Non tiene un euro. A me piacciono i capelli lunghi, eh. Tu secondo me con i capelli lunghi, qua, sei bellissimo. Cioè? Lunghi, però portati da una parte. Pure. Vabbè, poi tu c'hai i tuoi modi, no? Ma ti stavo immaginando, no? Boh, l'avevo già cambiato. Ancora non è sua, l'avevo già cambiata, gli ho già cambiato la pelle. Ma la colpa è vostra che date spago a questa gente, è vostra. Romantici, no? Che ne sai, magari tra poco lavorai. Ma tu c'è pure il moto? Ma come non pure c'è? Pure moto non c'ho molta... abituati perché sono la mia passione. Perché ha detto c'ha la moto se non ce l'hai? Ma come la deve attraccare? Solo con quella potrebbe. Non posso, però fa caldo qua. C'avrà il motorino di Globo. Mi dispiace anche... Aspetta. Non ti fare male. Mi dispiace anche... sì, però non mi ricordo dove... Mi prendi? Vai. Sicuro, eh? Allora, non sei stanco. No, io ti trovo con le scuole. Anche? Guarda. Che scuola. Sotto. Guarda, ti sei rinchiusa col feeling di Fragolina. Mi piace solo sta cosa Fragolina. Di Fragolina. Allora, questa tentatrice ha più soprannomi. Se quella di... Che nomi? Barbie, Totò, Fragolina. Ma stai sicuro che mi prendeva quello? Questa non sta bene. Questa ha bisogno io di cure. Io sono un po' scioccata, devo esserti sincera. Ma quando mai è nata una motocicletta? Ma stai facendo il tuo pallo. Non se ne preoccupa. Cioè lui si sta già organizzando. Vabbè, ma al di là di questo, la cosa più importante, ok? Non va proprio di là. Questa è la cosa. Sì, la tipa era sdraiata. E certo, amore, perché qua può fare quello che vuole, hai capito? È protetto da queste mura. Comunque sono stanca mentalmente, raga. Come devo fare? Sono proprio stanca. Alessia è sempre più provata. Ma ora fate attenzione, perché sta per arrivare un inatteso colpo di scena nel rapporto tra il suo fidanzato Lino e la single Maika, che Alessia deve assolutamente vedere. No, si baciano! Ragazzi, si baciano!
innamori di tutti. Ma sei tu che ti innamori di tutti? Paura fuori. Ma pensa questo. Per te. Pensa fuori, che paura. Senti, te non parla. Fidati, te non parla. Ma almeno a me sono solo due, non sono 10. Ma perché stanno litigando? 10. No, stanno litigando perché... Fammela finire sta storia. Lei è gelosa dell'altra, di Gaietta. Questo è il problema tuo, è la testa. No, no, portiamola a finire sta storia. Troppo, non c'è la testa. Non è la passata quella che rompe il cazzo. Tutti, che parla con tutti, perché la pazienza sta quasi per finire. Questo non ci sta. Sei tu che fai il giorno uno, un giorno l'altro. È il tempo che ci dà la ragione. E questa storiella qua, ragazza tua, di là. Quindi placati, calmati. Ma quello che devo fare lo decido io. Calmati. E allora non mi sta a giudicare a me. Io è meglio che mi sta zitta. Non la pagano abbastanza. Oh, dai, lei sta zitta. Sei fidanzato, qua dentro sei fidanzato, sta rompe il c***o a me. Lei sta zitta e guarda molto, capi com'è? Chi? Lei, zitta e guarda molto, gli sguardi che da una persona li dà tutti. No, vabbè. Mi sono scioccato. Te no. Farite, mi sono fatta il fidanzato che giudica. Follia, raga, follia. Tenere. Follia! Che figura di merda che sta facendo. Madonna, adesso. Lino, che schifo, è vero però. Perché sta diventando ma bocca, che c'entra? Io mi sto vivendo le mie sensazioni, no? Che c'entra? Gioca con altre persone, come non ci giocate. Ma io non ci sto giocando, non ci stavo giocando, ma io sto vivendo le mie sensazioni. Che c***o ci devo fare se ho proprio tre sensazioni? Allora, le che sensazioni c'entra? Che c'entra? Senti, dietere per te, ok? Non le di apertamente, ok? Figato. Oh, ma sta acceso. Che figura di merda, Lino! Mamma mia! Pensa alla tua di storia, pensa alla tua di storia là qua dentro. Questa c'ha la fidanzata di là. Stava facendosi l'amante lei, ma poi aveva anche l'amante della mamma. Vabbè, basta, bevi una camomilla da me. Guarda questo. Mamma, sta buono. Via della diana, camomilla. E io pensavo si baciassero, non ci avevo capito un cazzo. Mi sa che sei un po' confuso, brava. Sono venuta qua dentro a farmi ridere da lui perché tu ridi, scherzi. Ma ci conosciamo io e te? Quasi. Ci conosciamo, a me non mi pare. Un po'. Amo. Un po' ci siamo conosciuti. Eh sì, no, perché noi la prima volta, l'altra volta la battutina, lei è la mente e tu sei il corpo. Sto cazzo il corpo. Viacela a fare una chiacchiera come ti faccio vedere come sono solo corpo. Brava. Brava però, Oh. Io non devo stare niente a nessuno. Ragazzi, sono stata fidanzata 20 anni. Io da 20 anni mi sono stata fidanzata, ok? Ma così io sembra che fai lo scherzo. Quindi se volevo litigare sono capace di litigare perché me ne sono fatte un sacco di litigate. Mamma mia, che Marchini sta maleducato. Ma chi l'avrebbe mai detto? Maika! Ma è loro, eh? Maika. Mamma mia, ma che uomo. Piange. Io non so come hai fatto, Alessia, veramente. Ma Lino fa schifo. L'hai fatta in casa, raga. Oh, quando si inca... Bella proprio. Lino fa schifo. Quando si inca... è bella, Che schifo, Lino. Che schifo. Si è dimostrato il Lino che... Cioè, questa è una figura di me abissale. Lei è bravissima, eh. Per una volta non abbiamo niente da dire su Totò. Bravissimo. Che lei ti ha voluto dire, fatti gli affari tu come ti permetti. Come ti permetti? No, ma sai cos'è? Ha avuto il coraggio di giudicare pure. Se lui ha avuto pure il coraggio di giudicare lei. Lui è questo con le donne. Lui è questo con le donne. Lui è il classico schifoso maschilista. Ma però è simile. Perché vuole tutto quello che lui, ma se guarda... Brava Martina, vieni al posto mio. Avere l'amante nel villaggio e la tua fidanzata è di là. Io non so come hai fatto. Io faccio i miei complimenti per... Adesso è arrivata al limite. Al limite. Davvero. Cioè, sono sconvolta. Davvero. Perché se è senza parole lei... Come stanno facendo i maschi? Esatto. E siccome perché sono donna, perché questo è il concetto... Sempre subito a vederci la malizia. Siccome perché sono donna... Ma ha detto bene lei, ma ti sei visto? Ma chi te cazzo? Ma ti sei visto? La risposta più sincera è stata, io sono single, tu no. Io lo so che comunque lei non c'entra niente, per carità. Cioè, a me per la rabbia. Ci stavo con Mendino, ci stavo Totò, ci stavo... Che comunque ti dà fastidio. Ma io lo so che comunque lei non c'entra niente, che la prima me... Lui fa schifo! Ma stai capendo? Cioè, ora io no, ma a me forse mi capita, metto queste cose che vedo. Martina è un di più, bravo. È un di più, bravo, meno male, almeno quello. Ulteriormente il viaggio nei sentimenti di Alessia e Lino. Ma quello che sta per succedere sarà ancora più sorprendente. No, io non ci credo. C'è ancora di più. Preoccupato. Scordatelo.
Sto morendo! Cosa non vorresti vedere? Beh, gli approcci fisici. Bravi, non hai nessun video, vai, passa a lei subito. Ho un video per te. Ah! Non è vero. Ah! Non ho alcun video per te. Mi sembrava strano. Però ora lei, Alessia, ci avrà 200 subito. Video. Subito. Ho un video per te. Vai. Subito. Ma hanno fatto pace, ma è possibile, dai. Ve l'avevo detto che la situazione stava precipitando. Ma prima di andare a vedere il risvolto finale, passiamo all'ultima coppia, quella composta da Vittoria ed Alex. Non ce ne frega un cazzo. Perché il loro percorso sta andando incontro a forti turbolenze. Non mi interessa, non ci puoi lasciar così, non ci puoi lasciar così. Tutto sognato bello, almeno. Io non ce la fo a guardarli questi, perché lui ha tre relazioni fuori, mi hanno detto. Io voglio vedere l'assiellino. È sempre più importante stare con lui. Cioè, il fatto che lui mi dica che ha perso stima o che i suoi sentimenti sono calati. Amo, svegliati, questo sta con altre. Dentro di me. Svegliati. Nascesse una voglia di smentirlo, no? Quindi, no, io lo riconquisterò. Cioè, io gli farò risalire la stima verso di me, perché gli faccio vedere che io mi so comportare, che non è vero quello che pensa di me. Nel villaggio dei fidanzati, Alex è di tutt'altro umore. Oh. Vabbè, è normale, si comporta come si comporta fuori, trovando altre fidanzate. Passare le sue giornate in compagnia della single Nicole. Intanto per Vittoria, al falò stanno per arrivare altre immagini del film. Vi anticipo già che ciò che vedrà la sconvolgerà talmente tanto da portarla a prendere delle decisioni inattese. No, il falò di confronto loro. Ormai è tardi, raga. Vittoria. No. Hai un video per me? Ho un video per te. Ma com'è possibile? Scusa, subito. Questi l'hanno inquadrati tre volte e va via. Dai. Come faccio a salire? Dai, dai, è vero. No. Si sta facendo la storia. Vabbè, un ampione a meno mi verrebbe da dire. Questa sta aiutando tanto. Sono contenta. Sto riuscendo a capire alcune cose che mi mancano di me. Per esempio, tu sei una persona con cui mi trovo bene, anche trovo bene nel parlare, ne trovo bene. Poi è inequivocabile che ci sia un feeling. Vabbè, cioè. Ma perché non sei andato a dormire prima? Perché non avresti voglia. Facilitato le cose. No. No, tu devi affrontare le cose invece. Che ho piacere a stare con te. Sei una persona che si vede. Però in realtà ti dico, potrei essere di più. No, perché? Io ero molto trascinante così. E non ti so dire da quale evento, da quale situazione. Hai smesso quale... di essere un po' così. Sì, mi rendo conto di adesso di avere un'unità, nel senso di essere un po' piatto, di essermi un po' accontentato della vita che sto facendo, io me ne rendo conto. Certo. Accontentato. Dai, le so stelle. Che sarebbe stato meglio se tu fossi andata a dormire. Una persona che mi piace, ma allo stesso modo. Cioè, non mi devi piacere. Ne ho altre 5. Ma manca, tu senti il bisogno magari che dici la devo sentire. La voglio no, vedere. Questi giorni no, ma sono sincero, no. Ecco. Non è che mi sei indifferente. Certo. Ma come, però, come qua... tu non lo sei. Come tu non lo sei per me. Vabbè, fatti la storia. Tutte le caratteristiche che si sono combaciate. Ed è un problema. Guarda lei com'è compiaciuta che sta facendo bene il suo lavoro. Mi lasci e sei libero. Hai trovato la parola magica. Ma perché mi lasci? Lascialo te! O vuoi cambiare discorso? Ragazzi, la dignità, un po' di amor proprio. Pure le parole in codice si dicono. E Cocco e l'altra. Cocco per cosa? Cocco per le cose belle. Per le cose belle. Che non si possono dire. No, ragazzi, lui si sta facendo un'altra storia di là. Di tutto. Se hai trovato tutto in un'altra ragazza, vai con lei. Grazie. Come tutto. La sta corteggiando? Sì. Sì. Freddo. Carino. Quale? Fai scaldarsi i piedi, devi scaldarlo. Sì, grazie. Potrei andare la scarpetta. I piedi, Massimo, cheat. No, no. Semi cheat. No, no, no.
cercato di fargli capire, c'è bisogno che usciamo da qua, cioè se vogliamo vederci anche fuori possiamo farlo, capito? Adesso me lo dici in faccia, però. Adesso me lo dici in faccia. No, Alfa, io oggi non ho le mie risposte. Lo sapevo. La risposta è questa. Perché con questa storia io lì, che a un certo punto, cioè, comunque però è dura. Oh. Ma è dura o è duro? No. Falò. Io non lo so se ho la forza di lasciarlo, perché mi sento molto debole nei suoi riguardi, perché io sono veramente tanto innamorata di lui. Ma sei scemo. Però queste cose che sto vedendo sono veramente troppo, a me sta facendo troppo male. Io penso di volerlo vedere stasera, perché io non posso vedere oltre. Shock. Mai mi sarei aspettato. Secondo me invece ci devi pensare. Ah. Filippo, lui si sta facendo praticamente una storia di là. Ha detto, ok, questa cosa mi ha fatto riflettere, che non ha ancora la risposta. Però, secondo me... Ma perché non provi a cercare la tua di risposta? Oh, bravo, Filippo! Mi sento anche presa in giro. Ok, però pensaci. Pensaci. Pensa anche a te stessa. Ne parlerò con le bravo, ragazze. Bravo, bravo. Vittoria rientra nel suo villaggio delusa e angosciata per le immagini appena viste. Cambierai idea? Ma sì, sicuro. Dai. Che va lì per piange e farsi lasciare quando deve essere lei che lo deve lasciare. Dai, via. Pensa solo a se stesso? Non gli manco neanche. Perché tanto ho trovato già Vittoria, l'altra. Stai perdendo un punto focale. Fai il tuo percorso perché lui sta facendo il suo. Ma io come faccio a fare il mio percorso se la mia testa è sempre da lui? Come fai? Per questo ti dico. Devo staccarmi, devo staccarmi. Era una catta chiedere il falò, perché te lo saresti ripreso. Quindi usa questi 20 giorni. Sì. Vittoria, sì. Vittoria, sì. No, brava. Mi fa schifo. Ora. Tira fuori le unghie. Ma infatti, basta. Non mi consiglio, non tira fuori le unghie, no. A me dà noia vedere le donne che si riducono in questo modo per degli uomini che non le meritano. Smettila. Io vorrei essere amata proprio da lui. Non si può. Questo stai facendo di sbagliato, non puoi obbligare una persona. Non lo voglio obbligare, vorrei che fosse spontaneo. Ma non è. Non è. E mentre Gaia prova a far ragionare Vittoria sulla sua intenzione di chiedere il falò di confronto anticipato, anche per Alex, ignaro dello stato d'animo della sua fidanzata, arriva il momento di affrontare il falò. Vabbè, tanto non ha video, Alex, si va, Lino! Io so benissimo che cosa voglio, anzi, come dicevamo l'altra volta, che cosa non voglio più, no? Ormai più cresci, più sai quello che non vuoi. E quindi sono qua per darmi delle possibilità di capire. Sì. Fondamentalmente Alex sei qui per capire se vuoi stare ancora con lei. Esatto. Lei deve capire alcune cose e io di conseguenza devo capirne altre. Però io questa sera, Alex, non ho alcun video per te. Te l'avevo detto. Mi aspettavo di sì. Non ha capito nulla. Pubblicità. Non ci fanno vedere nulla un'altra volta. Finisce qui dall'Is Moros Relè la terza puntata di Temptation Island. Prossimo appuntamento scopriremo Filippo, se il viaggio dei sentimenti di Alessia e Lino arriverà alla sua conclusione. Ma te stai scherzando? Anche un'altra coppia vedrà precipitare gli eventi inesorabilmente. Uno dei vostri fidanzati che ci lascia io sì. Il falò di confronto anticipato. Lo sapevo, stronzo. Scoperte e nuove consapevolezze. Io sono scioccata. Raga, scusate, ma... probabilmente ero troppo scioccato, mi sono perso dall'anteprima che Raul si limona una tentatrice. Io sono scioccato, ma che... La quarta puntata va vista, però Filippo, non mi fa come sempre che mi tiri tutto all'ultimo e poi non ci fate vedere nulla, eh? Fateci vedere tutta l'azione perché... Mamma mia, Raul... Perché la lontananza io sono scioccato è la io. Miglior compagna di viaggio quando vuoi mettere alla prova la tua storia d'amore. Il viaggio nei sentimenti. Continua. Ma dai, ma ci puoi lasciare in questo modo? Non ci puoi lasciare così? Ma Lino e Maika si sono baciati?
quell'altra impazzita? Bisogna aspettare 7 giorni per vedere il falò di confronto di Alessia e Lino, dove tutti noi offenderemo Lino, vero? Perché fino ad ora non è stato abbastanza. Un fidanzato chiederà il falò di confronto. Secondo me è Luca, sicuro. E poi? Ci lasci così, ogni volta. Basta, io non ne posso più, basta. Non ne e poi nemmeno un falò hanno fatto stasera. Sono deluso, delusissimo. Mettete mi piace a questo video, siamo arrivati alla fine finalmente. Anche like, vi ringrazio. E iscrivetevi a questo canale se anche voi siete delusi dalla fine di questa terza puntata e non vi aspettavate una cosa del genere. Ora mi metto al lavoro comunque. Ringrazio comunque Tezenis per questo pigiamino e per altre cose. E poi vi farò vedere tutto l'unboxing. Fatto sta, per oggi è tutto. Siamo arrivati alla fine anche oggi, anche se delusi, ripeto. Ci vediamo domani. Ciao!